Buongiorno a tutti, siamo qui all'Istituto Clinico San Carlo con la dottoressa dermatologa Annalisa Niccoli, che oggi è qui per spiegare le malattie più frequenti, appunto della pelle, causate dal sole. Dottoressa, quali sono appunto le malattie più frequenti nelle persone dopo l'esposizione al sole? Buongiorno. Le patologie legate al sole sono principalmente di natura neoplastica, quelle che preoccupano molto di più il paziente, e tra queste troviamo il melanoma, che è il più cattivo, ma ci sono anche altre neoplasie cutanee molto più frequenti e sempre legate all'esposizione al sole e ai danni da raggi ultravioletti, come il carcinoma basocellulare, il carcinoma spinocellulare e le cheratosi attiniche. E se dovesse dare un consiglio a una persona su come prevenire queste patologie, cosa consiglierebbe? Dunque, il primo consiglio consiste proprio nel cercare di evitare che ci siano delle scottature solari, partendo già dall'età pediatrica. In che modo? Adottando dei comportamenti che vanno dall'applicazione della crema solare, con un fattore di protezione che sia medio-alto e che comunque viene scelto in funzione del fototipo della paziente, con l'utilizzo di indumenti come cappellini o magliette che permettano una protezione fisica. Non dimentichiamoci poi l'area perioculare altrettanto delicata, con l'utilizzo di occhiali da sole che prevedano delle lenti con dei filtri per i raggi ultravioletti. Oltre alle patologie neoplastiche, ricordiamoci che il sole può causare anche delle reazioni allergiche e può portare ad un peggioramento piuttosto che ad una slatentizzazione di patologie autoimmuni, per cui la visita dermatologica è sicuramente necessaria e indicata per cercare di fare diagnosi differenziale. Riferendoci alla crema solare, quali sono le indicazioni che può dare alle persone? Per quel che riguarda la crema solare, è molto importante scegliere un fattore di protezione adeguato al fototipo del paziente e non bisogna dimenticarsi la riapplicazione della crema. Andrebbe applicata al mattino prima di arrivare al mare in montagna, andrebbe riapplicata dopo il bagno, dopo aver eseguito una qualche attività fisica che ha portato poi alla sudorazione. In base a cosa si capisce il proprio fototipo? Il fototipo viene indicato in base alle caratteristiche fisiche del paziente, che consistono fondamentalmente nel colore dei capelli, degli occhi, nel colore della pelle. Ci sono delle scale specifiche in dermatologia che distinguono i diversi fototipi, proprio in funzione di questo. Grazie mille, dottoressa.